Legno cemento. Basamento in cemento, struttura in legno, quindi legno cemento. Il LED è un LED riciclato da una vecchia lampada frontale rotta, è alimentata con l'USB direttamente dal computer, quindi questo ce lo possiamo portare insieme al computer tranquillamente. Il cavo USB è ricavato da una vecchia tastiera rotta, tutto rimediato, sempre. Andiamo a vedere un po' piano piano come sono arrivato alla costruzione di questa lampada. Come si fa un canale YouTube di successo? Che ci vuole cura, che ci vuole cura. Per la parte in legno recupero praticamente le parti da un mio vecchio progetto di 2-3 anni fa, che è un meccano fatto di legno, che oramai mio figlio non lo sa più, ed ora lo ricicliamo così. I dischi, come al solito, sono fatti con lo stesso sistema che abbiamo visto già tante volte. Vi rimando ai video, che i link li metterò qui sotto. Ora, questi pezzi faranno parte proprio del braccio. Ecco, così, o quasi, meglio così. I pezzi chiaramente adesso vanno molati agli estremi per renderli tondi. Per questo utilizzerò la levigatrice della Parkside, che abbiamo visto anch'essa in qualche video di un po' di tempo fa. Piano piano praticamente ho dovuto stondare tutti gli spigoli di questi vecchi pezzi del meccano. Jacopo non si arrabbierà perché glielo ho presi, spero. Lo so, ci vuole un po' di tempo. E via. Eccola qua. Per la base di cemento vi rimando ai video che abbiamo già fatto sulle altre due lampade, la cemento 1 e la cemento 2. Il sistema è lo stesso, soltanto che questa volta ho annegato un ragno per poi poterci mettere la vite dove poi attaccare il braccio. Questa è la prima idea che ho avuto, pensando di fare tutti i pezzi ex novo. Poi dopo ho deciso di recuperare il vecchio meccano, peraltro insomma è forse pure più caratteristica. Poi è arrivato il momento di fare i pomelli. Due praticamente, e il metodo è sempre lo stesso: prendere dei dischi fatti con la sega a tazza, lo abbiamo già visto in alcuni miei vecchi video, fare entrare il ragno, che è questo tipo particolare di rondella filettata da piantare nel legno, specie di chiodo filettato, e lo metto sempre con la morsa, senza ricorrere al martello, è meglio. Dopodiché, chiaramente, una volta immerso il ragno nel legno, si procede anche in questo caso con la levigatura, utilizzando sempre la solita levigatrice e facendo un mare di polvere sul mio banco da lavoro, perché ovviamente, come sempre, non utilizzo l'aspirapolvere. Per realizzare questi dischi ho utilizzato il compensato di betulla, che è veramente molto bello. Oltretutto offre il fianco del taglio molto preciso, senza buchi, senza sgorature. È veramente un bel compensato. E siamo giunti al momento della staffa inferiore, ovvero l'elemento che congiunge la base di cemento con il braccio di legno, e per farlo ho anche qui, in questo caso, ho recuperato un pezzo di quel meccano, che è un quadrello di legno. Ovviamente dovrò fare un buco
per piantarci un perno che va poi infilato nella sede della base di cemento. Quindi un ulteriore buco a quelli che già ci stanno, ovviamente col trapano. Chiaramente bisogna fare il segno preciso e mi aiuto con una punta da legno, con delicatezza ovviamente faccio il segno per non rovinare la punta, e poi si procede ovviamente col trapano, sempre con molta attenzione per andare giù dritti, non è proprio facile. In questa sede, che poi andrà un po' allargata, ecco, si inserisce questo perno che da una parte è filettato e quello si andrà a infilare dentro la base di cemento. Lo vedremo poi l'allargamento di questo foro. Allora, partendo dai soliti dischi di compensato di betulla, è ora di costruire praticamente la testa della lampada, dove andrà poi il LED. Si comincia dal disco più grande, che è quella che poi sarà la parte veramente della testa inferiore, buco chiaramente per far passare la luce. Con altri due dischi più piccoli si farà l'alloggiamento per il LED, però quello che sta nel mezzo praticamente deve essere allargato per alloggiare proprio il LED. L'altro invece, che vedremo dopo, fa da tappo praticamente. Operazione piuttosto delicata, perché il rischio di rottura di questo disco è dietro l'angolo. Per fortuna è andata bene e non c'è stato bisogno di ricominciare da capo. Finita la foratura, poi si passa praticamente all'incollaggio della parte posteriore, che così praticamente si fa il cappello del disco più grande che abbiamo visto prima. Colla vinilica, congiunzione dei pezzi. Intanto nello sfondo sulla morsa vedete praticamente un'altra staffa, la staffa che andrà poi incollata al disco più grande, la vedete lì serrata nella morsa. La vediamo successivamente. La staffa inferiore è fatta con due ritagli incollati tra di loro e poi serrati all'interno di una morsa. Finita la fase di incollaggio, questa parte l'avete vista nei fotogrammi precedenti, finita questa fase chiaramente va rifinita. E al solito, sempre con la solita levigatrice, per dargli anche una forma un po' più aggraziata, ecco, sfondata, poi salta chiaramente dalle mani, il pezzo è molto piccolo. Per fortuna non mi sono arrotato le dita in questa fase, però ecco qua, poi pezzettino, ecco qui, sembra il becco di un uccello. E adesso, finita la fase di incollaggio, poi chiaramente ho saltato la fase di rifinitura, si passa all'assemblaggio della testa. Adesso bisogna praticamente preparare le sedi delle viti a legno. E niente, matita, poi si passa a punteruolo per fare i segni, succhiello messo sul trapano, punta. Poi si passa chiaramente a invitare i pezzi. La parte della staffa superiore, quella specie di becco di uccellino praticamente, quella oltre alle viti però bisogna anche incollarla, perché sennò è una parte stressata nell'utilizzo della lampada, quindi è bene incollarla. E qui si va avanti così con le furature, sono venute pure abbastanza precise, anche se l'ho fatta a occhio. Oramai diciamo che evidentemente c'è, svasati anche i buchi, ho saltato questa fase, incollaggio di questo beccuccio, poi con una pinza da saldatore provvederò praticamente a serrarla, perché poi comunque deve aspettare la fase di incollaggio. Pinza da saldatore utilizzata impropriamente, però alla fine il suo compito l'ha fatto.
finita la fase della testa, adesso vi state chiedendo che cosa sto facendo. Utilizzando delle puntine farò praticamente due punti per la saldatura degli spezzoni del LED. Queste puntine con lo stagno sopra adesso le infilerò praticamente sulla testa e lì praticamente uguale, non uso il martello, sempre la morsa per delicatezza, e questi due punti praticamente ci andrò appunto a collegare gli spezzoni del LED e ci andrò a congiungere praticamente con il cavetto USB che ho recuperato da una tastiera. È difficile mettere questo secondo, Pepe. Venuto quasi preciso, ma non molto. Ok, quindi questa fase vede della saldatura dei due spezzoni e poi magari alla fine anche una prima prova con una pila per vedere se la connessione funziona prima di spingersi oltre, va verificato. E voilà. E funziona. Ora è il momento del cavetto USB. Ho tolto i due cavi dati che non servono, ho lasciato quelli di alimentazione, che poi sono gli estremi laterali del connettore USB, USB-A. E questi niente, vanno saldati, facendo attenzione al positivo e al negativo, ma non è un problema, insomma, ci sono i riferimenti. E questo è molto semplice. Oh, questo cosino, questo che vedete, questo cosino di ferro, è un pezzo anch'esso rimediato, come al solito, che proviene da un vecchio rasoio che ho smontato ed è stato protagonista di un video di un po' di tempo fa. Questo servirà come, diciamo, come fermacavo. E alla fine, insomma, si può finalmente montare la testa sul braccio. Come vedete, ho già montato il braccio sulla base di cemento e qui ci va un semplice galletto, non un pomello. I due pomelli stanno negli altri due snodi, qui un semplice galletto. Ok, rimane il problema della base che, essendo di cemento, può rovinare il piano su cui si viene ad appoggiare la lampada. Per risolverlo faccio un disco di feltro semplicissimo, questo l'ho comprato dal cinese, al solito, e il disco di feltro praticamente farà sì che la base di cemento non graffi il supporto dove andrò a appoggiare la lampada, che sia, che so, un piano di vetro come ce l'ho a casa o di legno, ovviamente il legno, il cemento graffia. Molto semplicemente con una colla, è una colla da edilizia, ho trovato solo quella, volevo usare mille chiodi, ho trovato questa perché chiaramente stiamo lavorando sul cemento, quindi ci vuole una colla da edilizia praticamente. Con questa semplicemente si incolla questo disco di feltro e il gioco è fatto, molto semplicemente. Viene anche carino. Una nota che la base di cemento è stata verniciata con una vernice trasparente all'acqua, questo non l'ho detto prima, ma fa parte chiaramente anche delle altre due lampade in cemento che ho fatto, il procedimento è lo stesso. E voilà! Beh, è arrivato il momento della prova finale. Alimentatore USB, un vecchio caricabatterie praticamente, e via. La lampada funziona. Per fermare il cavo lungo il braccio ho adottato un sistema veramente brutale. Con del banalissimo spago ho fatto una cucitura vecchio stampo, come quelle che si facevano nelle centrali telefoniche per i cavi, e, però appunto utilizzando uno spago semplice, così insomma da non avere questo cavo con cui si asciondola in giro e rimane legato
al braccio, senza dar fastidio. E siamo arrivati alla fine di questo lungo video. La lampada è nella sua collocazione definitiva nello studiolo dietro la finestra della mia compagna. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video, mettete mi piace, non l'ho detto finora, e grazie.